eccoci qua in un altro video. Molto bene. Ma non vogliamo darci un veloce sguardo al look e all'outfit? No, no, anche se ci ho messo un'ora e mezza, ma no! No, 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 non mi spostare il cavalletto. No, non ce lo diamo, ma perché ce lo diamo adesso? Cioè, nel senso che... Ciao Demi, ciao amore, qui puoi venire anche tu. Dunque, camicetta hippie, molto ma molto hippie, perché mi piace molto. Non so fino a quando dureranno, perché si stanno staccando, ma fa niente, stai qui amore. Allora, in questo video, molto tranquillo, molto pacato, molto sciallo, chi vuole rimanere rimane, chi non vuole rimanere. Allora, pensato di fare, sto morendo di caldo, perché ho chiuso la finestra per non farvi sentire i rumori fuori, però il ventilatore si sentirà sicuramente, mi spiace, non ho l'aria condizionata. Mio figlio ha il pinguino, una specie, perché vabbè, mica di marca, quindi magari farò anche qualche video nella sua cameretta. Molto bene. Allora, io ho portato uno specchio sporco, ma voi non dovete guardare lo sporco, molto bene, perché volevo truccarmi insieme a voi e farvi vedere come mi trucco io quando devo uscire d'estate alla sera, come ho fatto con Alessia quando sono uscita con Alessia. Ok, allora queste sono le mie salviettine che vi dico sempre. Devono essere sempre qui perché io devo pulirmi le dita quando mi trucco, però io adesso pulirei anche un po' lo specchio. Vi fate dei problemi? Ma desta lì a 50 anni, diciamo così. Puh! Scherzo. Vabbè, dai. Allora, se io faccio così, io non capisco niente. L'ho messo io, manco mi ricordo. Allora, vedete, non ho portato il coso per tirare sui capelli, ma fa niente, facciamo finta che ce l'abbiamo. Ah, ma era così carino, me l'ha regalato gatta bruna, kimono blu. Vado a prenderlo. Arrivo! Scusa, Demi. E voilà! Me l'ha regalato gatta bruna, kimono blu. No, un bacione. Andate a vederla, Fai il video che lei. L'ho già sporcato, ma veramente con le orecchie da gattina. Ok, allora io di solito faccio così, parte a abbronzarmi durante il giorno, non è vero, poi potete mettere anche una crema, ma adesso non ne ho qui. Metto come si chiamano? Correttori. Allora, metto un correttore che avevo comprato dell'Essence, correttore questi qua, strobing e contouring. Più che correttore prendo una cosa scura qua sotto, dietro c'era tutta la spiegazione. Allora, io prendo di solito adesso questo, ok? E lo metto per uniformare. Perché, nonostante l'abbronzatura, il mio viso non viene mai uguale. Mai, non ce n'è proprio. Quindi metto per uniformare l'incarnato questa crema, perché è in crema, del contouring, così uniformo, per modo di dire, non è che viene perfetto, però devo dire che meglio che un po' in occhio. Questa è una macchia, ce la teniamo.
non viene via. Una macchia che viene per l'età. Cioè non poteva venire dove non batte il sole. No, dove batte? È vero, non ho portato nessun rossetto, perché il rossetto mai non si mette più con la mascherina. E vabbè, pazienza. Allora, dopo aver messo questa cosa per uniformare più o meno, mi pulisco il dito, ecco perché serve la salviettina. Poi, siccome questa cosa è crema e quindi è appiccicosa, cosa faccio? Metto una polvere. Non chiara, ovviamente, era Luminous Matte Bronzing Powder Lighter Skin, cioè terra abbronzante, ma fa anche lighting, illuminante, capito? Dell'essence. Ciuccia? Cicci? No, ti sei spenta. No. Ok, apro pennello e metto come una volta alle cinci, così almeno la pelle non è più lucida, non più di tanto, perché a me non piace la pelle lucida neanche l'estate. Ecco, guardate, bello, no? Poi non è un marrone, capito? È giusto giusto ombrato, un pochino ombrato. Non è lighting illuminante come chissà che cosa, insomma. Una cosa che quasi quasi non si vede nemmeno. E voilà. Poi, altro pennello, strano ma vero, e un blush. Questo mi piaceva tantissimo, il Gold Waves, lo 02 di Kiko, perché aveva anche, non vengo più di vicino, sennò la lì... è sull'arancio, sul pescato, scusate, pescato, e ha dentro dell'oro, quindi, oh mamma, non fammelo rompere perché è il mio preferito, Temassi. Kiko, ho detto, anche quello sul rosa, ce l'ho con dentro dell'oro. Quindi è illuminante di suo, non ho portato l'illuminante, guardate, non so cosa vedete, ma io lo vedo già e quando vado in giro so che si vede. Fa da illuminante e a me questo qua col pescato piace tantissimo, ho scoperto che sto veramente bene col pescato. Non è che divento Jennifer Lawrence, però voglio dire, mi sento bene io, appunto, pace con me, solo io mi devo sentire bene. Poi, dopo questo, buttami via, scherzo, dopo questo faccio le sopracciglia. Ho comprato una matita nuova, non c'era più la mia, però è sempre di Essence, Super Last 24 ore, che ha anche pennellino dall'altra parte, e a punta retrattile, e faccio le sopracciglia. Sono già fatte un po', non sono venute via tutte da questa mattina. Anche perché prima mi sono guardata per fare un video, ma stavo pensando, ho fatto pure la doccia e non è venuto via. No, con la doccia viene via. Però poi me lo sono rimesso per fare un video.
Io spero che riuscirà a dire qualcosa, ma questa ormai per adesso è la mia postazione. Poi se ci vedessi bene potrei anche farle meglio, eh. Ma io sono miope. Diciamo che vanno bene, perché non ci vedo molto. E dunque, ho portato questa palette che mi ha regalato sempre Gattaluna, che vuole blu, è la Lustrous Shadow Palette di... posso ridirla? Rifamo. Lustrous Shadow Palette, Make Up Forever, questa bellissima scatola di latta, morbida, però appiccica, morbida, e i colori sono questi, non ha specchio né niente, è proprio latta, i colori sono questi, boh, ah, forse mette fuoco, si può giocare con la lit, però voi non vi divertite per niente, molto bene. Naturalmente i colori che preferisco quali sono? Il bordeaux e l'oro, non c'è nemmeno da dirlo, non c'è nemmeno da dirlo. Quindi prendo, adesso non vorrei fare un trucco molto elaborato perché poi almeno me lo devo togliere, anche perché io un'altra doccetta me la farei con qualcuno, però c'è nessuno. Che ridere quando ho fatto la doccia in casa mia. E docciaro, no, l'idraulico. Mi fa... Facciamo il piatto grande. Così almeno ci si stende. Sì, 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 faccia pure in 3-4, faccia. E l'ha fatta. Peccato che poi non l'ho più visto. Non fammi ridere, se no non riesco. Però è vero, eh. Ho la doccia, ho il piatto doccia. Doppio. Tutto bene. Beh, insomma, questi colori... Veramente io non ce la faccio, non ce la faccio. Sono i colori miei, io vado pazza, anche con il pescato, eh. Infatti certe volte metto sia il bordeaux, vinaccia, che il pescato. Questa volta invece mettiamo l'oro, perché ho portato solo questa palette e non ho portato nemmeno una matita, non ho per niente. È bellissimo quest'oro. Come vedete. Però ho imparato un po' a tenere... Eh? 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 Con delicatezza. Mica come prima facevo un muratore di Bergamo. Ti ricordi, Kate? Kate. Che periodo. Mamma mia. Vabbè. Comunque mettiamo storo. Poi qui bisognerebbe mettere il bianco, ma lo sapete, dai, ormai. Ormai lo sapete tutti. Non è, questo non è un bianco che si vede molto. Ci vuole qualcosa. A parte il fatto che potrei anche pulire il pennello e prendere solo il bianco. Però effettivamente in questa palette il bianco non si vede, no, non si vede niente, quindi non lo facciamo. Con questo pennello dall'altra parte, che è dritto, metto un po' di bordeaux qua alla fine e in mezzo metto l'oro.
Non ci vedo, devo andare vicino. Ecco, adesso l'ho messo. Ok. Ecco, salvettina caduto, pazienza. Ok, recuperata. Dunque il bianco non si vede molto, quindi vabbè, diciamo che facciamo finta che l'abbiamo messo. E, a me piace tantissimo. Se vogliamo mettere ancora un po' di oro. E scurire qui. Naturalmente se uno avesse, ma non l'ho portata, mi sono dimenticata, faccio col colore delle sopracciglia, ma è la stessa cosa. Ho comprato una matita marrone di Essence perché avevo voglia, no, ma non scrive nemmeno qua, avevo voglia di una matita per eyeliner ma non nera, marrone. Dicono che sia molto più chic. Ah, ma certo. Vabbè, non scrive, quindi fa niente, non la mettiamo. Ma non scrive neanche dentro? Ma se è pelle sopracciglia. Questo non è che dobbiamo farle fare. Va bene così, pelle sopracciglia e scrive le sopracciglia. Molto bene. La rivolta delle matite, ma mi sembra giusto. Per chiudere, nuovo mascara Essence Get Big Lashes Voila Volume Curl. Cioè adesso lo scovolino è così. Secondo me fa come tutti i mascara sui miei occhi, un fico secco, detto proprio proprio. L'oro mi piace tantissimo, soprattutto d'estate, perché valorizza la bronzatura. Certo, se non ce l'ha sopra e sotto, allora abbiamo detto che il rossetto non c'è perché per via della mascherina io non mi sono dimenticati i rossetti, quindi non li ho nemmeno portati, peccato, la prossima volta lo porto. Comunque a me piace tantissimo questo trucco. Vediamo. Essere su un'isola deserta in solo una palette. L'arte di arrangiarsi. Poi non lo mangiate però, eh. Piace qua quando fa il lucido qua, non piace, capito? Non male, porca miseria, non posso uscire stasera, non c'è nessuno che mi porti fuori. Non solo non ho nessuno che mi porti fuori, ma non ho nemmeno la macchina perché il mio cucciolino se l'è portata via lui. Bella sei, vecchia ma bella, bella, vecchia ma bella. Molto bene. Allora, adesso c'è lo svelamento. Ma dove?
La mia frange, vogliamo togliere tutti i scossi? Molto bene. E voilà, è la segretaria del capo che diventa una gnoccherona e ciulla. Allora stasera esco. Molto bene. Bene. Raga, finito qua. Avete sentito qualcosa? Avete visto qualcosa? Avete provato qualcosa? Molto bene. Vi aspetto qua, sotto casa mia stasera. Facciamo alle 7, perché qui a Milano si mangia presto. Ma vi voglio bene. Vi mando un bacione, vi saluto tutti quanti. Se vi va, ma solo e soltanto ed unicamente se vi va, ma ci vediamo ad un prossimo video. Ciao ciao raga!